Io credo molto a questo convegno Patrie Poetiche. È uno degli argomenti su cui nella mia vita ho lavorato di più. Inizierei da un'affermazione di Paolo Volponi. In Italia, locale, da non confondersi con localistico, fa rima con universale. Noi non abbiamo la tradizione culturale francese per cui tutto finiva a Parigi. Pensate per esempio alla nostra letteratura, nasce in Sicilia, emigra tra Toscana e Bologna, si afferma in Toscana, nel Rinascimento passa a Ferrara, continua a Roma per esempio fino al Novecento, è una città che sul piano della letteratura da molto poco. Insomma, non è certo una capitale letteraria, è una capitale artistica nel Rinascimento. Ma il significato di patria poetica. Ritorniamo però alla nostra storia. Storia che da una parte è stata la nostra miseria politica, perché mentre erano grandi stati gli altri che entravano in Italia, saccheggiavano, invadevano e i nostri statarelli non potevano nulla, è stato un elemento di grandezza artistica e culturale, perché non so, Rimini faceva il tempio malatestiano e Federico a Urbino rispondeva col palazzo ducale, c'era anche una gara che non era solo una gara di arte. Arrivando a patrie poetiche, si può dare Leopardi senza queste terre, anche se lui non nomina mai Recanati, però è Quinci il Mar da Lungi e quindi il monte, la piazzetta, Pascoli senza Romagna e Garfagnana, D'Annunzio senza l'Abruzzo e la Versilia che lui ha reso magnificamente, Montale senza la Riviera Ligure, e arrivando anche le Marche, Volponi senza il Metauro, e il Foglia, Urbino, Pergola, Bartolini senza Cupramontana, Scataglini senza Ancona, soprattutto in Italia. Ma che cosa vuol dire patria poetica? Se io investo una terra di una forza tale che in un qualche modo si compenetra con la mia poesia, possiamo andare nelle Langhe senza pensare a Pavese? Sarebbero state così importanti? Ecco, e quel borgo marinaro di Rimini raccontato da Fellini in Amarcord funziona anche in Giappone. Quando una terra investita di una carica emblematica, simbolica, affettiva e diventa universale, allora diventa una patria poetica. L'espressione patria poetica è stata presa da Vittorio Sereni, che in una lettera ad Attilio Bertolucci, il poeta di Parma, il poeta che racconta sia le colline fino all'Appennino, sia la piana sotto, l'ultimo grande poeta di natura italiano, non dico il resto perché dopo non va bene, allora l'ultimo grande, volevo dire chiuso che io mi sento un po' il Serene, ma tolto questo, e scrive Sereni a Bertolucci: tu hai fatto più che inventare qualcosa, hai connotato la tua terra in maniera tale che quelle terre attorno a Parma, sia in collina verso il monte che nella piana, sono diventate una patria poetica. Ecco, questo. E penso che questa cosa sia molto importante proprio qui,
nella nostra terra marchigiana. Io tra l'altro, questo è un convegno dove c'è il critico marchigiano più noto, Massimo Raffaeli, che scrive su vari giornali, dalla Stampa, ad Alias, a Repubblica. Ecco. Scusate. Di niente, no, l'avevo iniziato. Vengo da scuola. Sì, sei stata bravissima. Allora, in modo particolare nelle Marche noi sentiamo questa esigenza, perché c'è stata una fortissima tradizione di rapporto col proprio territorio, almeno fino alla mia generazione e oltre. Ripeto, Bartolini e Volponi ne sono gli esempi, ma anche Scataglini con Ancona. Dunque, gli invitati chi sono? Massimo Raffaeli, critico importante, ha lavorato molto su questa tematica. Poi c'è il poeta e critico Alessandro Mosché di Fabriano, che tra l'altro nella sua poesia narra proprio Fabriano, un po' più cittadino di quanto per esempio lo sia io sono molto più legato alle campagne. Poi c'è una mia ex allieva, Elisabetta Pigliapoco, che ha scritto un libro intitolato Patrie poetiche, ha raccolto anzi una serie di saggi dei principali poeti e critici italiani. Poi c'è l'Anna Boninsegni, che ha diretto anche per poesia la rivista di Crocetti, la collana Le Voci, dove c'è quella dell'Alda Merini, c'è quella di Luzzi, e c'è quella di Franco Loi. Dunque, partire con questa iniziativa, poi Massimo mi ha detto che leggerà anche lui una poesia di un altro, perché lui si è accorto da giovane che come poeta non valeva niente, è molto, in modo molto intelligente, lo dice sempre, e si è messo nel campo critico, dove invece ha un valore importante, patria proprio di Pascoli. Poi la patria può assumere tante dimensioni, qualche volta può essere anche molto ampia. Per esempio, Ungaretti, quando dice che è nella sua divisa di soldato, si sente come è dentro una culla della patria. Noi ne parliamo in un senso più preciso, più geografico, più diretto, con i luoghi d'origine, possono anche non essere luoghi d'origine, no? Perché io posso cogliere una situazione che non è quella in cui sono nato, ma un posto, per esempio, Caproni certo ricorda Livorno, ma è molto più importante Genova, dove si è formato la patria poetica. E anche all'estero, ho citato Walcott non a caso. Walcott fa un grandissimo poema che si chiama Omeros, che si rifà proprio all'Iliade. Prende quest'isola minuscola di Santa Lucia, sembra 15-18 chilometri di diametro, e la rende assolutamente universale. Un pescatore interpreta in modo molto preciso, diverso, e Achille, un altro Ettore, rimandi quest'isola attorno ai mari di questa isola vengono battaglie che decidono il destino del continente tra i francesi e gli inglesi, per cui lo spazio, ecco, vorrei citare Cavafis, se avrai sprecato la tua vita in questo, non dire sono vissuto in un luogo troppo modesto e meschino, non trovare queste scusanti alla tua vita. Cito a memoria, non è il verso esatto. Se avrai sprecato la tua vita in questo angolo di terra,
l'avrei sprecata comunque, dovunque. Ecco. Dunque, patrie poetiche, convegno importante a livello scientifico, però ecco qui la novità che vuole dare il Centro Mondiale di Poesia, anche assolutamente contemporaneo, una tematica che è d'attualità, che è un dibattito critico, ma nello stesso tempo ha una valenza scientifica. Io ho intenzione di fare una serie di iniziative che non siano accademiche, in senso molto positivo ci pensa il Centro di Studi Leopardiano, molto positivo, perché alla parola accademico si danno due, quanto si dice accademico come polveroso, altro che non è vero, oppure quanto si dice un discorso profondo, importante. Naturalmente i convegni su Leopardi sono stati importantissimi, presentare lo Zibaldone scritto in inglese. Io porto un po' l'altra metà, la poesia contemporanea. Un giorno, per esempio, vorrei arrivare a fare un convegno omaggio di poeti contemporanei che narrino il loro rapporto con Leopardi. Mi sembra che questo, per esempio, può essere una cosa estremamente significativa. I poeti italiani, questo è il mio rapporto. Io sto per fare una lezione su Montale al liceo scientifico di Civitanova, ma non ho chiesto di fare, e leggevo proprio nell'introduzione a tutte le poesie di Montale scritta da Giorgio Zampa, tra l'altro uno studioso e amico, uno stato di Montale, che io tra l'altro non sono d'accordo con lui. Io reputo il grande Montale quello dei primi tre libri, non l'ultimo. L'ultimo è Montale, è un gigante, però è un po' meno. E parlava Zampa del rapporto sotterraneo con Leopardi, che lui cita poco, però c'è, soprattutto per quello che riguarda Ossili Seppia, per questa idea di una vita stoica, no? Per cui tutto si trasforma in una dimensione materialistica, che sfugge, che si strugge come gli ossi di seppia, c'è tanta vicinanza. Poi qualche barlume metafisico che in Leopardi non c'è, almeno come idea di vita o segno di un altrove. Poi come desiderio di spaziare in assoluto c'è. Ed io diedi, mi ricordo, feci una tesina proprio sul rapporto Montale-Leopardi, quando ci si laureava, accanto alla tesi c'erano due tesine. Il Patrie Poetiche è il primo di questi convegni, penso ad altri, penso proprio il filo conduttore, oltre a fare un appello ai recanatesi perché ho una giornata difficile, dura, è un sabato, le compere, le vacanze, però insomma fate il possibile per venire, che è una cosa importante. Oltre a questo, ripeto, ho intenzione di portare la poesia contemporanea sempre attraverso questo punto di riferimento, perché Leopardi è da una parte, a mio parere, l'ultimo dei classici, è il primo dei moderni. Unisce queste due figure, è l'ultimo dei classici e il primo dei moderni. Carducci, Pasqua, lui è l'ultimo dei classici, cioè se io dico Leopardi è come dire Petrarca, Dante, Ariosto, però è anche il padre della modernità. Chi è che ha messo una gallina in una poesia? Leopardi. Dopo Pascoli ce ne ha messo un casino di bestioli, però Leopardi. Voi sapete la polemica tra Pascoli e Leopardi? Cioè, Leopardi era morto. Allora, Pascoli rimprovera Leopardi per il sabato del villaggio. Vi ricordate che la donzelletta viene dalla campagna? Donzelletta
che non piaceva a Manzoni e agli altri, perché era un nome arcaico, montiano, antico, e Milano era la roccaforte della modernità, per cui quanto si è integralisti, anche quanto si pensa di essere integralisti progressisti, si sbaglia sempre. E Donzelletta viene con un mazzolino di rose e viole. Allora le serre devono essere molto rade, oppure insomma lei è in campagna, non è in un giardino. E Pascoli dice, ma come? Le viole vengono a febbraio, marzo, e le rose aprile, maggio, quelle di campo, no? Tutti voi che amate i fiori e che so che andate nei campi a cercarli, che per voi è una cosa importante, sapete questa distinzione, è vero che tu le rose e le viole la sapevi? L'avevo sentita. Sì. No, ma che sapevi che venivano diverse. Un floricoltore. Qual è invece la, la risposta? Sì, poi Pistoia, dove tra l'altro ho vinto il premio più recente, non dico l'ultimo perché ne vorrei vincere altri due, ma tutto questo, che si chiama Ceppo, senti il nome molto toscano, anche nostro, i Ceppi, noi li diciamo i Ceppi. Qual è la risposta? Che Leopardi con le rose e le viole lì non è realistico, è un'altra cosa, la rosa e la viola nella storia della poesia italiana sono i fiori, perché sono i due fiori per eccellenza, la rosa e la viola, anzi sono la rosa, la viola, l'usignolo e la lodola negli uccelli, già il passero, anche se l'aveva nominato Petrarca. Ritorna. Per cui, vedete, già in questa piccola polemica, Leopardi rimostra, da una parte racconta sto sabato del villaggio benissimo, con tutto, però le rose e le viole sono un emblema che appartiene a tutta la storia della poesia italiana. Terza cosa, oltre che naturalmente spetta a voi dire ore 17, centro, tra l'altro da dove si sale per andare lassù al teatrino, io ancora non l'ho capita, confondo sempre sto posto con quell'altro. Centro mondiale? Bisogna... Ah, centro mondiale della poesia, si può passare da dentro ma sta anche da fuori. Ah, anche da fuori, da dentro, da quarto sì, volendo da qui, sì, però c'è il cantiere adesso. Uscire fuori. E poi si risale. Fuori si risale. Sabato alle 17. Sabato alle 17. Ma ormai lo conosco tutti come ingresso lì. Sì, sì, sì. No, no, ma va bene, sono io che sono ancora in parte un foresta. Sì, vero. Sì, ma anche questo è un tributo doveroso. Poi altro elemento, approfittiamo per parlarne un po' anche per le strategie, farle conoscere alla città, perché questo è importante. Continueremo con quell'incontro di un poeta sul Colle dell'Infinito, che per me è molto bello, ha una valenza emblematica. Lavoreremo nelle scuole e qui l'assessore sarà fondamentale. Io il 12 mi hanno invitato, sono andato a parlare con quelli del liceo classico per stimolarli, mi hanno invitato a fare un incontro, una lezione al liceo classico di Ricanati, quel liceo bellissimo con quella vista stupenda. Un preside abbastanza manifarichista, ma questo non lo scrivere. Che giovane. Sì. No, perché se uno dovesse dire la verità... No, tocca tagliare. Tocca tagliare tutto, perché la verità... Alla fine c'era quel racconto così, dove lui dice la verità dall'inizio alla fine e la sera lo rinchiudono al manicomio. Per cui è piuttosto emblematico. E poi... altra cosa su cui io punto molto,
le pubblicazioni. Vorrei che, come il centro di studi Leopardiani fa questi libri importanti, noi producessimo dei libri anche con minore spesa, con editori medi o medi grandi, perché vedete, la poesia si può pubblicare a costi relativamente bassi. Poi noi abbiamo un grande nome, Centro Mondiale di Poesia, e se io prendo il telefono e chiamo l'Istituto Culturale, che so, francese a Roma, mi stanno a sentire assolutamente. Per cui io penso, sia in Italia sia altrove, di produrre ogni tanto dei libri agili, perché ritengo fondamentale la promozione della poesia. Ecco, ritengo, come si promuove la poesia? Questo non lo scrivete, ma per esempio è uscito un libro da qua che poteva essere molto più bello, più importante. Singh è un nome importante, ha tradotto Motan, però è uscito un libro con delle incisioni di gente del popolo, con i poeti che vanno da Ezra Pound, dal più sconosciuto, da un editore inesistente, è costato l'ira di Dio. Con gli stessi soldi uscivi da Mondadori e Einaudi e facevi una reclama enorme. Ecco, però questo non c'entra. Dopo sono state fatte tante cose importantissime. Io sono grato a Recanati, alla sua amministrazione, ai direttori del centro, a tutti, a Corvatta, al sindaco, all'assessore. E cercherò di fare del mio meglio. Anche le pubblicazioni rientrano, perché noi sarà difficile che diventiamo Mantova, no? Non è che possiamo sperare, o Pordenone, di portare qui 30.000 persone nel giro, dovremmo avere degli aiuti. Però le pubblicazioni possiamo fare, oltre che una serie di iniziative che lentamente dovremmo far conoscere in tutta Italia, le pubblicazioni, possiamo fare delle pubblicazioni importantissime. Conosco tutti i poeti italiani contemporanei, sceglieremo autori, poi conosco i critici, conosco gente che può curare, lavoreremo anche con l'Università di Macerata. Altro progetto, poi credo che ho finito. Fare un sito grosso, anche con l'aiuto, magari, dove mettiamo una quarantina di poeti italiani tra i più noti, con una scheda davanti introduttiva, e poi una serie di traduzioni della loro poesia in tedesco, in inglese, in francese, in spagnolo, in modo che in tutto il mondo, quando si parla di poesia italiana contemporanea, si può venire a cercare questo sito, e questo ci dà una visibilità mondiale. Poeti contemporanei? Sì, poeti contemporanei. Tradotti? Sia in italiano che tradotti, perché ci rivolgiamo a tutto il mondo. Ci rivolgiamo a tutto il mondo. E questo è un costo, ma non è mostruoso. Naturalmente devo chiamare i critici che fanno le schede per gli autori, devo vedere chi di loro ha già le poesie tradotte. Facciamo un sito che sia un sito serio, dove non si mette nessuno perché è amico, no? O perché una volta avevo un amore con una delle più belle della mia vita, scriveva poesie per mia sfortuna, adesso gli ho detto: senti Silvia, fino a sto punto ti posso far pubblicare, erano dei giornali, oltre non posso perché non sei a quel livello. E mi doleva il cuore a dirgli ste robe, però mi ha toccato dirgliele. Ecco, cercheremo di non fare mai favoritismi o personalismi. Questa è una politica che io ho sempre fatto.
tenteremo di essere il più obiettivi possibile. E per quello che riguarda la poesia, daremo valore agli autori, ai critici, a tutti, indipendentemente dalle loro posizioni politiche, ideologiche, sociologiche, culturali. Quando c'è un valore riconosciuto, noi entreremo in relazione con questo valore riconosciuto. Questo lo faremo e cercheremo sempre, sono convinto, no? Io per il minimo che posso e che conto, cercherò sempre di essere un elemento non divisivo, ma unitario, anche se delle volte mi devo mordere la lingua perché magari tiro fuori che le canali leggono poco, cose simili, che magari non dovrei neanche dire, ma insomma, che delle volte... Quello non è messo solo alle canali. L'ho detto anche alla televisione, no? Cioè, oggi se uno entra in libreria, ragazzi, vi trovate. E questo ormai è indipendente. E come le polemiche sul femminile, no? Dicevo prima, da una parte le palme falloforiche, con magari vicino il sindaco e l'assessore per colpire l'assessore donna, oppure le cosce della Boschi, che nessuno si sarebbe messo in testa di fare una polemica sulle cosce di qualche politico. E questo dimostra anche la bassezza a cui è arrivato ormai il costume italico. Però ripeto, tutti gli italiani leggono poco e leggono molto male. Non che all'estero si legga meglio, però all'estero c'è un'altra cosa, c'è un numero più alto di lettori forti. Prendete per esempio il rapporto con i nostri classici. Da noi Manzoni si legge solo nelle scuole, in Francia Victor Hugo gira continuamente, o Maupassant, o Balzac, quello che aveva individuato Gramsci negli anni 20, che c'era, lui aveva detto quella frase famosa che i letterati italiani commerciano più con Annibal Caro che con il mondo che li circonda, ma c'è sempre stata questa, per cui noi, quanto è arrivata la lettura di massa, non avendo un nucleo di lettori forti, è successo il casino, perché ci sono stati solo lettori molto occasionali, lettori di bestseller, di robe di questo genere, come c'è in tutto il mondo, ma là c'hanno un nucleo più alto di lettori forti. Naturalmente la poesia all'interno di tutte è quella che ci rimette più di tutti. Io credo per esempio che anche i canti di Leopardi, letti tutti, dubito che molti siano quelli che hanno la raccolta e che l'abbiano letta dall'inizio alla fine, credo che le memorie leopardiane siano spesso confinate a qualche poesia qua e là nella scuola, per non parlare delle operette morali, lasciamo perdere lo Zibaldone, che quello non è neanche possibile che diventi una lettura generalizzata, no? Perché è complesso, ma io penso che neanche i canti è stato letto, La Pellinodia, no, per non battere o come chi ha altro neanche dirlo, per cui noi abbiamo un rapporto difficile con i nostri classici, molto difficile, con i poeti in particolare. Ossi di Seppia vendete 400 copie quando uscì. Le operazioni buone sono state quanto il Corriere della Sera o Repubblica regalavano il libro di poesia con il giornale, già quando lo mettevano 2-3 euro si riabbassava. Ecco, io... La media è 9,90 di vendita sui giornali. Sì. Il massimo è 9,90. Però mi ricordo che il primo Montale lo regalarono. Sì. Il primo Montale le regalarono. Scelsero bene, perché Montale, a mio parere,
e non solo è mia. Anche Leopardi, adesso è stata la prima coppia regalata con un'operazione sì. collegata al numero del quotidiano. Speriamo che adesso. Cosa hanno regalato? I canti? No, no, hanno regalato un libretto critico, è vero, l'ha preso mia moglie. Però ha avuto, rispetto alle successive uscite previste, il triplo delle richieste. Certo, è vero che anche Leopardi, che in un qualche modo è un nome, molti possono dirti non amo Leopardi, però Leopardi ce l'hanno dentro. Qualcuno dice Foscolo era più vitale, faceva i duelli, andava a letto con le contesse, era un po' più... Leopardi ce l'abbiamo tutti dentro. Ripeto, io temo che ci siano due stereotipi su Leopardi. A quello antico, quello avvilito, malmesso, ultra pessimista, sfigato, duro, adesso è felice, violento, amaro, un po' nevrotico. Il film di Martone lo ha napoletanizzato in una maniera straordinaria. Oltre la seconda parte, sì, oltre a aver giocato su quella, tutto di lì, il femminiello, anche questa storia, ne parlavo anche con. Come si chiama quello, il mio vice, quello di Padova, ha preso il nome, Finiscinin, Follin, Alberto Follin, e mi ha detto che questa storia dell'omosessualità di Leopardi l'ha tirata fuori uno studioso omosessuale, ma non c'è il minimo dato. Il fatto che lui si potesse rivolgere a Ranieri con termini affettuosi era un dato, ma abbiamo il contrario, lui soffre anche della situazione. Allora arrivano delle mode, delle formule, e adesso questo è tutto felice, va bene. Ripeto, nonostante che ha scritto Il funesto a chi nasce di Natale, che io lo trovo uno dei versi che ti piglia nello storico, è vero anche che primavera d'intorno e per i campi esulta, sì che mirarla intenerisce il cuore, nessuno ha descritto meglio la felicità della primavera. Ecco, ci sono questi elementi. Diciamo che come visuale filosofica, Weltanschauung, per usare una parolaccia, lui ha una posizione fondamentalmente pessimista. Come sentimento delle cose, Erlebnis, per usare un'altra parolaccia tedesca, che non è la filosofia sul mondo, ma il modo di sentirlo, lui avverte con passione, emozione e anche, diciamo, felicità. La primavera, la lucciola che rappo la siepe, la realtà come sempre è complessa. Io credo che dopo aver detto questa storia del blog, che si chiama blog, chiamiamolo sito, che non so se riuscirò mai a portare a termine o farcela, ho un po' parlato di tutti i progetti che ho in testa per questo centro mondiale di poesia, e con la speranza, insomma, che si riesca a fare il meglio possibile. Poi comunque quando sono qua vado a mangiare alla Torre del Borgo e mangio bene, non mi pagate, ma almeno il pranzo me lo pagate. Qualcuno si dirà anche che mangio troppo, l'ultima volta no, perché ho preso solo il secondo, oggi invece prenderò anche il primo. Sì, per cui ci sono spese notevoli. Non siete la Romagna, no? Ma una volta io in Lombardia mi danno da organizzare un festival a Lecco, Europa. Mi hanno detto, ma il professore può lavorare qui, quanto vuole? E io ho detto 1500. Ma non possiamo dargli, è offensivo professore, neanche per muovere una pietra da noi le darebbero, meno di 7.000 euro, non possiamo dargli, fate pure allora, no.
ecco, l'altra volta vi dico, ero a pranzo, guarda che sono tizzoni, può prendere il libro, cena del Rotary, cena del Rotary, a un dato punto si parla di fiori e la moglie di questo tizzone che produceva le lampadine dice: io amo molti fiori. E a me mi viene una battuta, un'idea. Dico: guardi, si potrebbe far uscire un libro dedicato ai poeti della natura, molto bello, io tra l'altro dico, dirigo una collana dall'Archinto, piccolo medio editore ma di grande valore, e magari con una dedica a lei come quella, non nelle poesie, nelle dediche. Ah, bello sarebbe. Dico, un po' costa. E mi rivolgo, il marito dice: quanto può costare? Ah, dico, io non so se lei ci può arrivare. Mi dica quanto? 4.000 euro. E non ci ha tirato fuori, ma fatti 4.000 euro. E me li ha dati, l'avevo conosciuto l'ora prima. Voi pensate che un industriale marchigiano è possibile che faccia... I lombardi saranno tutto, ma noi marchigiani non ci buttiamo mai avanti. A meno che non ci sia la spettacolarità. Ma lì invece era un libro, non c'era lo spettacolo, era un libro. Ecco, far finanziare un libro da... Io adesso ho fatto finanziare un'antologia dalla regione, per 3.000 euro è un anno e mezzo che sbocco il sangue. Proprio, mentre se dicevo qualsiasi scemenza, bene, finito, se volete dire qualcosa voi, scusate, ho parlato un po' di tutto, ma ne ho approfittato perché mi piace ritrovarmi qui, ormai siamo in team, ecco. Il convegno di maggio è un'ipotesi in costruzione? Un minuto. Già stabilito tecnico? No, è un'ipotesi. Poi l'incontro col poeta sul quale è un... No, il colle, il poeta che legge sul no, colle di maggio il... è fisso tutti gli anni. Ma è no. Sui le notturni leopardiani. Sì, è sui notturni leopardiani. No, il convegno di maggio. Convegno di maggio, sto pensando. Aprile, maggio, fare un'altra iniziativa prima dell'un'altra. Però è un'ipotesi. Sì, stavo pensando per esempio come idea una serie, una lettura di poeti che però prima esplicano il loro rapporto con Leopardi. No, io sarò veramente molto molto breve, visto che già il nostro prof ha detto praticamente tutto, per cui mi limito solo a dire proprio due parole, che intanto il fatto che aver risolto i problemi con il Centro Mondiale della Poesia penso che sia stata una gran bella cosa per la città di Recanati, perché come si vede poi adesso con il Presidente Piersanti tutto quello che vogliamo mettere in campo è per Recanati e per far sì che veramente possa diventare la città della poesia, e se c'erano ancora i vecchi problemi ovviamente tutto questo non sarebbe stato fatto, per cui questo è sicuramente un dato di fatto che diciamo mi prendo un po' il merito, ma il merito di tutta l'amministrazione, sì, del centro nazionale, anche del presidente Curvatta, diciamo di tutti coloro che veramente tengono alla città di Recanati. E poi il fatto che noi comunque continuiamo un percorso, perché quello che ci siamo dati come obiettivi, che poi ovviamente sono i tre grandi obiettivi che poi possono diventare quattro, che appunto Leopardi, Gigli, Lotto con le arti figurative e quella parte tutta spirituale con la Via Lauretana e con tutto ciò che comporta il legame della nostra città con appunto con Papa Gregorio XII e tutto il resto.
Quello di far, di implementare il percorso sulla poesia e far sì veramente che Recanati possa diventare la città della poesia, questa con il centro nazionale in primis e con tutto ovviamente con Casa Leopardi, che poi è la parte quella più scientifica, quella dei leopardiani, però poi c'è tutta la parte della poesia che c'è da sviluppare, soprattutto quella, la poesia sì, di Leopardi, ma anche quella contemporanea, e su questo appunto, su questo filone ci stiamo muovendo anche con l'Università di Macerata, in primis il rettore Adornato, che devo dire è diventato un partner quasi nostro, perché veramente si è affezionato alla figura dei Leopardi anche l'ultima volta che ci siamo visti. Abbiamo in programma di fare anche con l'Università, quindi con la cattedra leopardiana, con la professoressa Melosi, ma soprattutto, ripeto, in primis con il rettore, dei percorsi ad hoc proprio sulla figura dei Leopardi e sulla poesia. Quindi questo è un filone che noi vogliamo portare avanti per la città, per implementare, ripeto, questa che potrebbe essere un'unicità di Recanati, perché poi alla fine anche per avere visitatori, per avere turisti, che poi ripeto sempre, sì, il turista viene messo sempre in secondo piano, perché tutte le azioni culturali che si fanno per Recanati sono per i recanatesi in primis, poi ovviamente c'è anche il turista che ne può usufruire, quindi per dire, la mostra che andiamo a inaugurare domani, l'Otto Leopardi, e per i recanatesi, dopo ovviamente si spera anche che ci siano tanti visitatori che vengono da fuori, però e soprattutto io già ai miei alunni stamattina gli ho detto, voi siete ovviamente tutti prescritti, appena da domani fino a luglio voi siete obbligati, visto che sono gratis, è vero, al di sotto dei 18 anni non si paga, siete obbligati, vedete come poi adesso ci metteremo d'accordo, ma andrete tutti a vedere la mostra L'Otto Leopardi, perché mi sembra il minimo. Quindi per dire come in realtà è fatta soprattutto per accrescere culturalmente la città, poi ripeto, ci sono ovviamente anche visitatori turisti, che si lavora anche per portare economia alla città, derivata ovviamente, che tutto ciò può derivare appunto da questo afflusso di visitatori che vengono. Poi il professor Piessande mi stuzzica sul fatto che i recanatesi leggono poco, ma in realtà io penso che sia un fatto, purtroppo sia proprio un fattore che colpiscano soprattutto, forse sulla poesia, le giovani generazioni, però è un po' sulla lettura, io vedo ragazzi che leggono tantissimo fino a una certa età, dopodiché si fermano. Si fermano, io li vedo già alle medie, ancora sono dei forti, vedo che si portano i tomi, i fantasy, queste cose in giro, comunque leggono, dopo un po' si fermano e non leggono più. Questo allora forse sarebbe da interrogarsi sul perché, forse anche la scuola ha le sue colpe, perché soprattutto sulla poesia a volte la si rende un po' noiosa, se vogliamo dire, oppure quando si dice ai ragazzi, sì, leggi il libro, poi mi fai la scheda, e non gliela fa fare la scheda, perché magari questi ragazzi non già pensano ai riassunti, alle schede, a tutto quello che viene, non c'è il piacere della lettura, di scegliersi il libro, di leggerlo proprio per il piacere di leggerlo, e forse, ripeto, lì dovremmo fare una riflessione su questo. Quindi noi ci impegneremo per far sì che l'implementazione della lettura, che adesso con la biblioteca stiamo lavorando tantissimo proprio per la lettura, soprattutto dei bambini nati per leggere e tutto quello che ne comporta, ma anche verso la poesia, perché poi noi se vogliamo diventare città della poesia, certo, mi sembra giusto che ci vedi, sia anche tra voi e gli altri, esatto, e questo lì vi ha determinato che noi il destino. Abbiamo se la fortuna, una scolaresca viene per la poesia, fortunatamente, infatti, non per i fantasy, una volta. Beh, certo, certo. No, ma io ripeto, è per quello che dobbiamo essere bravi a implementare le nostre, certo, unicità, e noi abbiamo la fortuna di avere il più grande
Per me sì, per qualcun altro magari è uno dei più grandi, però sicuramente riconosciuto da tutti la figura di Giacomo Leopardi. Come poeta lirico, se togli Dante, se togli Dante certo, che lui è un po' fuori da ogni regola, certo. Leopardi e Petrarca sono i due grandissimi lirici della nostra storia. Petrarca ha più una valenza molto culturale perché il petrarchismo è stato un fenomeno europeo e quasi mondiale. Leopardi c'è, appartiene di più. E quindi dobbiamo lavorare per la poesia, per Recanati e poi ecco proprio per una crescita culturale di tutti. Quindi grazie al Presidente e grazie a voi per questa mattinata. Vi aspettiamo tutti il 23. Il 23 assolutamente, questo è lo sforzo vero. Ma sai che il 23 c'è un sacco di robe. Ma scherzo.